Alcuni di quelli che reputo gli strumenti più importanti per un videomaker da avere sempre con sé nella borsa, se si vuole avere sempre un certo qual carattere nelle proprie riprese, sono sostanzialmente due, oltre ovviamente a lenti, camere e tutto il resto, microfoni, vabbè, ovvio. Ma accessori veramente importanti sono sostanzialmente due. Uno è il CPL e l'altro, cioè il filtro polarizzato, e l'altro il filtro ND a densità variabile sostanzialmente. Preferisco quelli circolari che si avvitano perché sono più comodi, soprattutto quelli ND variabili, perché non me ne devo portare tanti, ma ne ho uno solo montato sulla lente che mi copre tutto un range particolare, quindi che ne so, mi va da 1 a 4 stop di luce, a 8 stop di luce in base al modello, quindi un occhiale da sole sostanzialmente per la nostra fotocamera. Cosa succede però se li mettiamo uno sopra l'altro, che o abbiamo dei filtri super buoni e quindi combiniamo le cose, o no, oppure la soluzione, eccola qua, un filtro che sia polarizzato che a densità neutra. Ne esistono di vari tipi e cercavo onestamente un filtro che fosse di buona fattura, tutto sommato, che avesse un buon rapporto qualità-prezzo, che non mi costasse quindi un occhio della testa, perché va da sé che se mi compro un Peter McKinnon Signature come filtro ND sono tranquillo che i colori mi rimarranno sempre quelli. Ma poi mi viene da pensare, ma per quello per cui lo utilizzerò quasi sempre, cioè matrimoni, ho davvero bisogno di spendere 400-500 euro per un filtro? Potenzialmente è chiaro, più si spende meglio si spende in quasi tutti i casi, in quello sicuramente, però effettivamente poi l'uso che ne avrei fatto sarebbe stato un po' basso rispetto alla cifra che sarei dovuto andare a spendere, quindi avrei potuto opzionare un filtro ND della Nisi, sicuramente una qualità pazzesca, un'ottima resa cromatica, quindi un'ottima qualità del prodotto. Però avevo bisogno anche di un CPL, perché mi capita spesso di fare, soprattutto in matrimoni, riprese attraverso il vetro della macchina in uscita dalla chiesa, e mi ritrovo spesso a avere dei riflessi che onestamente sono un po' una cacata. Quindi avevo bisogno anche di un CPL, e unirli, a meno che non siano veramente dei filtri super qualitativi, veramente si rischia di degradare troppo l'immagine. E viene in aiuto la Neuver, la Neuver cinese. C'è anche KNF Concept, non ho avuto modo di provarli, ma verosimilmente siamo sempre sul livello economico, quindi come si dice in dialetto, rutta per rutta rompimola tutta, ho comprato il più economico, quello che stava sotto le 50 euro, ovviamente il link in descrizione, cioè il filtro della Neuver, giusto per testarlo, e ne sono rimasto piacevolmente colpito. Vediamo prima di che cosa stiamo parlando, cioè cos'è un filtro ND e cos'è un CPL, cioè un filtro polarizzato. Il filtro ND non è nient'altro che un occhiale da sole per la nostra lente. Semplice, descrizione proprio papale, che ci permette quindi di rimanere molto aperti con la lente, nel caso specifico per esempio di questo 16 mm f2.8, e avere quindi uno sfocato dietro sempre molto acceso, senza dover toccare lo shutter speed, che ci può togliere un pochettino quell'effetto naturale durante le riprese, e quindi avere un filtro ND che va a togliere stop di luce che arrivano alla lente. Sostanzialmente fa questo. Ovviamente, vedete, se io metto davanti, apro e chiudo e aumento, perché è un ND variabile, quindi è come se ci fossero tanti vetri che si aggiungono l'uno davanti all'altro, ho ovviamente una minore luce che è al suo interno, e quindi il risultato finale è sempre alto di qualità. Nel caso specifico la qualità, ripeto, dell'immagine rimane abbastanza buona e fedele all'originale. Certo, si nota a livello maniacale che c'è un filtro ND davanti, ma va bene così, nel senso, se volessi evitare, spenderei 8 volte di più e mi comprerei un Peter McKinnon Signature, ma no. Quindi parliamo di una cosa da 50 euro, ragazzi. Apporto qualità, prezzo, veramente tanta roba, tanta roba.
Cos'è invece un filtro CPL, cioè un filtro polarizzato? Un filtro polarizzato, se avete acquistato gli occhiali da sole negli ultimi anni, sapete, avete già sentito questa cosa, ma anche gli occhiali da vista per molti casi, quelli magari action, quelli che cambiano da soli, è sostanzialmente un riallineamento della luce cambiandone la rifrazione sulla lente, cioè come se cambiasse appunto la polarità della luce. Questo permette sostanzialmente di cancellare i riflessi dalle pareti riflettenti, quindi comodissimo se voglio far vedere chi c'è dentro una macchina nel mentre che riprendo da fuori, altrimenti avrei soltanto i riflessi in un certo punto del vetro. Quindi sostanzialmente sono due filtri che uniti, condensati, danno la massima flessibilità possibile. Ha una grande ghiera che in realtà muove, e questa è la grande pecca di questo filtro, cioè muove tutto il filtro la parte avanti. Io avrei preferito che la filettatura che va avvitata appunto sulla lente rimanesse ferma e che si potesse muovere il filtro CPL indipendentemente rispetto alla filettatura. Questo perché? Perché essendo molto sottile la parte zigrinata che si muove nella ghiera, spesso e volentieri, sempre, quando si va a regolare diciamo il livello di polarizzazione della lente, si muovono le levette dell'ND e si cambia la densità dell'ND. Problema di poca roba, insomma, si risistema, non è che, voglio dire, muore qualcuno se usiamo le manine per fare questo movimento, però è una rottura di palle minima, ma c'è. Il filtro ND in sé ha una grande cosa, che è la corsa obbligata. Sorvolando sul fatto che ha una corsa obbligata ed è gestita con una doppia aletta che ci permette di afferrare il filtro senza andare a toccare la lente, quindi evitando il micromosso e azzardando, potremmo pure decidere di fare noi un cambio di esposizione manuale lavorando sul filtro, molto maniacale come cosa, molto difficile da fare, evitando il micromosso, ma sti cazzi. Vi faccio un attimo un esempio. Vedete, guardate, qui adesso è bruciato. Se io ci metto il filtro, vabbè, mi perde la messa a fuoco, ma notate come c'è il si vede, insomma, il come si chiama, la tenda. Anyway, questa è l'unica grande pecca. A cosa serve questa guida? Serve sostanzialmente a evitare il problema tipico di ogni filtro ND, soprattutto economico o comunque che è stato usato per un po', un tot di mesi barra anni, ed è il fastidiosissimo, odioso e che rende inutilizzabile alla fine il filtro effetto AX, che è dato dal fatto che girando di continuo capita che noi sbagliamo a non tornare indietro e quindi facciamo un'altra rotazione del filtro per rimetterci nuovamente al valore iniziale minimo di blocco della luce e ricominciare di nuovo ad andare avanti e indietro, ma più avanti poi di nuovo giriamo e quindi continuiamo a girare sempre sullo stesso verso invece di tornare avanti e indietro, lasciando intatto, diciamo, il distanziamento delle lenti. Questo alla lunga fa creare due problemi tecnici. Uno è che si allenta ovviamente la distanza, aumenta leggermente la distanza tra le lenti interne, e due, la conseguente fuoriuscita di quel minimo di grasso che viene usato all'interno del meccanismo meccanico per rendere smooth il movimento. Questo alla lunga crea quel fastidiosissimo, il disallineamento di più, il grasso è solo un fastidio oleoso sulle mani che sporca la lente, ma è una cosa, un'altra rottura di palle. Ma il disallineamento dovuto appunto da quest'uso sbagliato della direzione del filtro purtroppo crea questo effetto AX che, ripeto, rende la ripresa inusabile, inutilizzabile, e quindi il filtro inutilizzabile. Lasciatemi solo qualche istante per parlarvi dello sponsor Color Like Pro, un pacchetto di 600 e più LUT ad un costo veramente bassissimo che serve a ottimizzare il workflow di ogni videomaker, ottimizzando e riducendo all'osso i tempi di correzione colore. Basterà infatti utilizzare i propri file in log o eventualmente appoggiarsi al log simulator presente all'interno del pacchetto. E comunque
comunque tutto ben spiegato nei tutorial in italiano o in inglese all'interno dello stesso pacchetto. In descrizione vi lascio il link per acquistare. Esiste di vari diametri a 72, 77, 82 mm. Al momento in cui sto recensendo io non è più disponibile questo qui da 77 mm. Io vi lascio di tutto comunque il link qui sotto per l'acquisto. Sono link di Amazon. Voi non pagate un euro in più cliccando su quel link, ma sostenete il canale, perché Amazon mi dà una piccolissima percentuale di affiliate marketing su gli eventuali acquisti che voi fate tramite questi link che metto qui sotto. Qualora aveste dei diametri più piccoli, non disperatevi, linko anche un kit di step up ring che vi permette di montarli su praticamente tutte le lenti. Quindi comprate, che ne so, 82 mm che è il diametro maggiore, comprate gli step up ring, così lo usate su tutto il vostro parco lenti sostanzialmente. Non fate l'errore che faccio io ogni volta di comprare un filtro, ma perché lo faccio? Perché poi li voglio recensire in realtà. Comprare un filtro per ogni lente, perché comprando lenti ogni due settimane purtroppo poi mi trovo ad avere tantissimi filtri e lenti. Mannaggetta, mannaggina, mannaggiuzza. Io vi ricordo che mi trovate anche su Instagram, mi cercate Maurizio Albanese Filmmaker. Se non lo avete ancora fatto, vi invito ad iscrivervi al canale, attivare la campanella e soprattutto dirlo ad amici e parenti da tutto il globo terracchio. Noi ci vediamo in un altro bellissimo e poco meno assolato e forse un po' più fresco video su questo canale, come sempre. Ciao, cipollini.